Cari concittadini, buonasera. Nello spirito sempre che ci accompagnerà in quest'ulteriore triste vicenda della nostra comunità, noi ci comporteremo sempre in maniera chiara e trasparente e vi aggiorneremo di tutto quello che siamo, di tutto ciò che conosciamo e siamo a conoscenza. Quindi, noi vi informeremo su tutto, quello che sappiamo e quello che tra di noi lo diremo a tutta la popolazione. Non sarà tenuto niente nascosto a nessuno. E voglio temporeggiare un altro po' per farvi collegare il maggior numero possibile. Un'altra cosa che voglio sollecitare è fate circolare questi video perché proprio per lo spirito di informazione di tutti i cittadini e non solo di Serre, ma di tutta la Piana del Sele, perché quello che si sta verificando è un qualche cosa che interessa tutta la Piana del Sele. Dunque, che cosa è successo? Stamattina c'è stato un incontro nel comprensorio militare verso le 10. Erano presenti la regione, la provincia, c'era anche è venuto il vicepresidente della giunta regionale Bonavitacola, poi ci stava i vigili del fuoco, ci stavano tutti gli organi preposti per questo summit tecnico di cui ribadisco ulteriormente. Noi non sapevamo nulla, ci siamo presentati spontaneamente senza essere invitati. Dunque, che cosa si è innanzitutto si è fatto un sopralluogo si è dato una sommaria visione di quello che dovrebbe essere il sito di stoccaggio. Eravamo presenti per il comune, io, l'assessore Marta Pizzarelli e il responsabile dell'ufficio tecnico, l'ingegnere Melucci. Poi ed è venuto insieme a noi il consigliere di minoranza, Mimmo Catalano. Quindi, ecco, questo voglio sottolineare, mi fa piacere che c'era, il consigliere Catalano perché. Ecco, a dimostrazione che non vogliamo fare alcuna speculazione politica su questo argomento. E che cosa, ne è scaturito? Beh, un atteggiamento davvero da parte abbiamo, messo in evidenza alcune lacune, alcune problematiche che sono presenti in questo sito, ma la cosa più importante, siamo venuti a conoscenza che quello che era il servizio fatto da Report, quindi a livello nazionale del TG3, in effetti è quello, cioè quella problematica ha investito la nostra comunità e quindi la Piana del Sele. Di che cosa si tratta? Si tratta di rifiuti che prodotti nel Vallo di Diano. In effetti dovevano essere attraverso questa società, di cui i dettagli, voglio fare una precisazione, c'è un procedimento penale in atto, noi faremo accesso agli atti come ci ha suggerito ovviamente l'assessore Pizzarelli, la quale ha dato un supporto oggi encomiabile su quello che sono le problematiche soprattutto legali, che poi porteremo avanti. Ma a parte questo, volevo dire che questa società doveva gestire in effetti lo smaltimento dei rifiuti e ha fatto, non sappiamo, i dettagli non li conosciamo, non mi permetto di dire sciocchezze, ma in effetti questa società ha fatto ipotetici contratti con società tunisine, ma alla fine questi rifiuti sono andati in Tunisia e stanno tornando in Italia. Questo è il dato di fatto. E hanno arrestato anche il ministro dell'ambiente tunisino. Quindi una cosa tanto chiara e tanto lineare non è. Ora, poiché
ci stanno quindi un procedimento penale di cui non siamo a conoscenza, ma ripeto, faremo il possibile per avere tutti gli atti. Che cosa, durante questo incontro di questa mattina voglio evidenziare alcuni aspetti che si sono stati davvero deplorevoli. Siamo rimasti proprio male perché alle nostre obiezioni, la prima, la mancanza di coinvolgimento del comune, quindi fatta una cosa proprio all'insaputo del comune, e questa è una cosa, già l'ho detto e lo ribadisco, di una scorrettezza istituzionale notevole. Poi ho detto che, ribadito insieme all'assessore Pizzarelli, che noi ci opporremo a qualunque forma di stoccaggio o qualunque soluzione che possa portare un grammo di immondizia a sé. Perché? Non è che io devo fare sempre la stessa retorica, è un dato di fatto oggettivo. Noi abbiamo una situazione per cui nella nostra comunità, che riguarda tutto, ripeto, tutta la piana del Sil, abbiamo già una discarica che è Macchia Sopra, abbiamo una discarica abusiva che è quella di Pagliarò, abbiamo un sito, ex sito di stoccaggio lo devo definire, perché quella è un'altra discarica abusiva, e vi spiego il perché. In seguito vi spiego il perché. Ma di fronte a queste nostre lamentele, il vicepresidente, noi abbiamo detto anche che c'è un aspetto importante e formale da valutare. Il sito di stoccaggio per legge ha una valenza di un sito di stoccaggio è tale se dura dai 6 mesi fino a un massimo, con opportune proroghe e deroghe, ma motivate, fino a 18 mesi, quindi un anno e mezzo. Quindi un sito di stoccaggio vale massimo per 18 mesi. Se questo non si verifica, si perdono i requisiti della temporaneità, quindi il sito non è più un sito di stoccaggio temporaneo. E che cosa diventa? Diventa una discarica. Questo è un dato di fatto. Dopo 14 anni, dove in parte hanno prelevato i rifiuti, quella situazione è diventata una situazione di... è cambiata, quella è diventata una discarica abusiva, ed è bene che questo venga evidenziato, perché le ecoballe in parte che sono state rimosse, questo è da dare atto, vogliamo anche proprio evidenziare questa cosa, che non c'è alcun tipo di come dire, voglio usare un attimo i termini giusti, noi abbiamo un sito che è diventata una discarica, in quanto parte dei rifiuti sono stati tolti e sono rimasti altri, ma è da 14 anni, significa che questo benedetto luogo è una discarica. In una discarica è vietato fare ulteriori siti di stoccaggio. Non so se sono stato chiaro, ma voglio evidenziarlo questo aspetto, che noi porteremo avanti in tutte le sedi, sia amministrative che legali, quindi davanti al tribunale, perché questo è un aspetto su cui non arretreremo di un millimetro. Essendo quella una discarica, come può essere diventata una, se, poiché è diventata una discarica, come può essere un sito di stoccaggio? Se avessi fatto io una cosa del genere per delle emergenze locali di immondizia, lo sai che cosa mi succedeva? Venivo ovviamente, sicuramente indagato, processato e condannato. Perché questo è un dato di fatto. Se io avessi portato e se avessi realizzato un sito di stoccaggio di una durata superiore ai 180 e ai 18 mesi, io sarei sicuramente stato condannato. Ora, poiché l'unica cosa da fare in quello che è diventato quindi una discarica è rimuovere i rifiuti, ed è quello che si stava facendo, che è la cosa giusta e sacrosanta. Ora, che cosa si fa invece? Si
porta altra immondizia. E poi un'altra cosa, questa è immondizia e deve essere caratterizzata, significa si devono aprire questi container che buttano percolato, perché dal servizio si vede che non sono sigillati, assolutamente no, anzi non sappiamo che c'è in questi container, non sappiamo che tipo di rifiuto c'è, perché deve essere caratterizzato, questo non è che lo dico io, è stato detto e affermato da loro, quindi la caratterizzazione, questo è un altro aspetto importante. Il luogo è idoneo per la caratterizzazione, e questo mi rivolgo soprattutto agli organi tecnici che devono dare il loro parere. È un luogo idoneo per fare la caratterizzazione? Non lo so. Questo veramente non lo so. Ma ho tante tante perplessità su questo argomento. Ma tutto questo, devo dire che sono rimasto veramente, diciamo, il termine giusto è sono rimasto molto arrabbiato, perché il vicepresidente Bonavitacola nelle discussioni che ci sono state, ad un certo punto ha detto: ma lei, allora lei vuole farsi male, cioè una forma di minaccia, non caro vicepresidente, deve sapere una cosa, che io nei miei 55 anni non ho fatto male a nessuno, mi sono comportato sempre in maniera seria, corretta e coerente, e sono stato eletto con i voti dei cittadini di Serre senza l'appoggio di chi che sia, né di destra né di centro e né di sinistra, ma mi hanno votato e non devo dire grazie a nessuno, quindi io le minacce sue non me ne frego un bel fico secco, se lo vuole sapere. E poi lei ha detto che queste sono sciocchezze, cioè questa immondizia è una sciocchezza, cioè questi rifiuti. Per lei sarà una sciocchezza, per noi che abbiamo patito in questa comunità da anni e viviamo una situazione di disagio, perché la nostra comunità è una comunità che si basa sull'agricoltura e vogliamo sviluppare questo settore che è fondamentale, e tutto l'allevamento di bufale che ci sono, e tutti gli allevamenti di bufale che ci sono. Per noi la tutela dell'ambiente è al primo posto, e queste non sono sciocchezze, come lei ha affermato durante le nostre discussioni avute questa mattina. Detto questo, è stato quindi, noi ci batteremo in tutte le sedi, però voglio fare un'osservazione su quello che sarà l'iter procedurale. Ora, chi è che dovrà fare l'atto amministrativo per far portare i rifiuti nel comprensorio militare di Serre Persano? Chi è? Il presidente della provincia, vale a dire l'ingegnere Strianese. Io non è, lui si vede diciamo coinvolto in una cosa che non dipende da lui, ma è lui che deve decidere, è lui che emette l'ordinanza, e a lui mi rivolgo, perché io lo conosco, è una bravissima persona, ma noi faremo tutti gli atti dovuti per opporci a questa ordinanza, sia in sede amministrativa, ma se non ci va bene anche in sede penale, perché non ci sono i requisiti per portare i rifiuti in quel posto. Quella è diventata una discarica e devono essere solo rimossi i rifiuti da quel posto. Quindi non ci sono ambiguità. Su questa strada noi andremo fino in fondo. Non ci smuoveranno, non ci smuoverà nessuno, e non arretreremo, come ho detto più volte, di un millimetro su questo. Pertanto, e volevo adesso solo concludere dicendo che questo è il verbale ufficiale che è stato redatto, diciamo, le osservazioni ovviamente le abbiamo fatte l'assessore Pizzarelli, le abbiamo fatte a quattro mani queste osservazioni. E volevo
quando intervengo, sapete com'è la prima cosa che mi è stata fatta aggiungere veramente correttamente dal funzionario della regione? Il sindaco di sé interviene spontaneamente, pur non invitato. Questo è un atto ufficiale, quindi non è che io non dico mai fesserie. Ricordate, noi fesserie qua non ne diciamo, diciamo sempre la verità. Quindi noi, è stato confermato per iscritto qui che non ci avevano fatto sapere niente, stavano facendo tutto in maniera, diciamo, nascosta, e questo è veramente è deplorevole. Vi devo leggere un attimo questo, altri 2 minuti di pazienza, perché con riferimento alle verifiche tecniche in corso si evidenzia che il sito non può essere considerato idoneo per lo stoccaggio e la caratterizzazione dei rifiuti, non avendo conoscenza circa la tipologia, la natura e la provenienza degli stessi. Cioè, vale a dire, noi come facciamo a dire che possa essere o meno un sito idoneo se non sappiamo nemmeno di che si tratta? E se ci stanno rifiuti tossici? E se ci stanno rifiuti radioattivi? E se ci stanno rifiuti chimici? È idoneo quel sito? No, non può essere considerato idoneo, perché si deve fare prima la caratterizzazione, nella peggiore delle ipotesi. Quindi noi queste osservazioni sono osservazioni fatte con ragionamenti seri, concreti, non da pagliacciate. In particolare, il sito da cui si stanno rimuovendo le ecoballe presenti da oltre 10 anni ha perso le caratteristiche di sito di stoccaggio, cioè il sito di Persano non è più un sito di stoccaggio provvisorio. Un sito è di stoccaggio per la durata di massimo 18 mesi. Ora, diventando così una discarica abusiva da cui devono essere solo rimossi i rifiuti e non è possibile allocarvi un ulteriore sito di stoccaggio, è un ragionamento di una chiarezza e linearità che, se ripeto, lo ribadisco, se io avessi fatto una cosa del genere, andavo in galera, mi faceva almeno 3-4 anni. Non so qual è gli anni previsti per questo tipo di reato. Non sono un avvocato, quindi non lo so, ma sicuramente sarei stato condannato. A nulla rilevando le caratteristiche tecniche intrinseche del sito, cioè non sappiamo noi di che si le caratteristiche intrinseche del sito non sono non sappiamo se possono essere idonee senza la caratterizzazione, quindi per noi non sono idonee senza la opportuna caratterizzazione. La eventuale allocazione di questi rifiuti per il loro stoccaggio nel sito in questione costituirebbe non solo un ulteriore danno ambientale per il territorio di Serre e della Piana del Sele, ma anche un vero e proprio reato ambientale, cioè si sta andando a compiere un reato ambientale. E noi su questa linea ci muoveremo, ripeto, senza arretrare di un millimetro, andremo avanti fino in fondo. Per tutto ciò ci si serve di agire nelle sedi opportune, chiedendo sin da ora agli organi competenti di non considerare idoneo allo stoccaggio il sito in questione. Abbiamo fatto un appello, quindi abbiamo detto: cari tecnici, fate le valutazioni attentamente in funzione di quello che vi stiamo dicendo. Perché la cosa, prima di prendere una decisione, è una cosa fondamentale quello che stiamo dicendo. Non stiamo dicendo delle sciocchezze, non stiamo dicendo delle baggianate. La nostra ulteriore preoccupazione riguarda anche il transito dei containers lungo le strade del comune, per le ragioni innanzi esplicitate, anche perché nessun atto e o documento della vicenda è stato mai notificato dal comune di Serre, che al comune di Serre, che ha preso il tutto dagli organi di stampa il 15 febbraio 22. Quindi noi abbiamo detto con precisione e puntigliosità quelli che sono gli aspetti fondamentali. Poi, se ce ne saranno altri, approfondiremo con gli atti ufficiali di cui faremo a richiesta di accesso agli atti alla regione, e oltre che alla regione anche, ripeto, rispetto al procedimento penale in atto, e quindi metteremo in campo tutte le nostre forze a 360 gradi per cercare di scongiurare questa ennesima sciagura per la nostra comunità. Per il vicepresidente Bonavitaglio sono sciocchezze, sono pochi, sono 6.000 tonnellate di rifiuti. Bene, per noi è un ulteriore disastro per il nostro territorio. Non arretreremo di un
millimetro. Ripeto, non ci facciamo intimidire da nessuno. E vorrei anche ringraziare però la presenza del consigliere regionale Cammarano, che è stato presente e è venuto quindi sul sito a darci, diciamo, solidarietà. E voglio ringraziare anche i sindaci del circondario, perché loro sono, ho parlato poco fa col sindaco di Altavino, il quale anche lui è arrabbiatissimo, dice: ma mi stanno portando l'immondizia a 300 metri dalle abitazioni, perché vedete che il comprensorio è anche in un posto dove a 300 metri ci stanno le case del comune di Altavilla, e non sto dicendo delle sciocchezze, sto dicendo dei dati di fatto. Ma voglio dire, quindi, perché è proprio al centro della piana del Sele? Perché portare ulteriormente rifiuti che non, di cui non conosciamo attualmente di che cosa si tratta? Come può essere idoneo un sito di stoccaggio per rifiuti di cui non conosciamo di che cosa si tratta? Se la caratterizzazione, siamo sicuri, voglio ribadirlo, che è idonea farla in quel sito? No, per me e per noi del Comune non ci sono i requisiti né per la caratterizzazione né per lo stoccaggio, perché stiamo parlando di un ex sito di stoccaggio che è diventato adesso una discarica, perché è così. Ripeto, spero di essere stato chiaro. Credo che lunedì sera verso le 19 faremo un consiglio comunale aperto, invitando i sindaci anche degli altri comuni, ma per continuare a sensibilizzare tutta la popolazione del circondario, quindi della Piana del Sele. Guardate, quello che si sta verificando ulteriormente a Serre è un qualche cosa che continuerà, perché non si fermano più. Cioè, si è dimostrato che negli anni vogliono andare sempre dove c'è stato già qualche problema, dove c'è stato qualche discarica o qualche sito di stoccaggio, continuano ad andare sempre nei soliti posti. Perché fondamentalmente, per chi amministra, che ce ne frega, andiamo lì, tanto non già hanno patito e continueranno a patire. Noi su questo saremo decisi e andremo avanti come un treno. Loro vogliono andare avanti come un treno e noi saremo ancora più duri e forti nel reagire. Non lo so se riusciremo ad ottenere il risultato, questo non ve lo posso garantire né assicurare. Vi posso dire solo una cosa, che noi non perderemo un attimo e utilizzeremo tutte le nostre forze amministrative, legali, tecnico-legali, per combattere questo ennesimo scempio che vogliono fare sul nostro territorio. Ripeto, noi non arretriamo di un millimetro, non arretriamo e non abbiamo il timore di nessun tipo di minaccia velata, non ce ne frega niente. Grazie e buonasera.